Se passasse la richiesta della Croazia non sarebbe solo un problema per la produzione, ma vorrebbe dire ammazzare tutto il principio delle denominazioni. Nella tappa Valdobiadene del Tour Veneto, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, non poteva non parlare del caso Procec, che è attualmente sotto attacco, come la gran parte dei prodotti d'eccellenza italiani. In un disegno che mette insieme interessi delle grandi multinazionali e un'Unione europea nella quale. Purtroppo tutti gli altri portano avanti il loro interesse nazionale, spesso a scapito di quello italiano, e la politica italiana stenta a difendere. Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti, torna sulla campagna vaccinale anticovid e sul rimborso da parte dello Stato in caso di eventuali reazioni avverse. Ci sono fiorfiori di altre nazioni in Europa che hanno gli, i nostri stessi dati di vaccinazione senza eh, per questo insomma, introdurre eh, dal mio punto di vista precedenti che sono francamente molto eh, insomma, impattanti, no? come il fatto di non poter lavora lavorare se di fatto non si lascia passare il governo. Si poteva fare una campagna vaccinale molto efficace, banalmente dando le informazioni che sono mancate, non facendo la confusione fatta chiedendo al governo che desse un segnale di convinzione rispetto a quello che stava facendo assumendosi la responsabilità delle proprie scelte, perché io credo che la cosa più efficace che si possa fare oggi per convincere le persone che non si sono vaccinate a farlo è che lo Stato metta nero su bianco che in caso di reazioni avverse intende indennizzare. Altra questione calda in questa fase di forte aumento dei contagi è quella delle manifestazioni no Green Pass che molte amministrazioni comunali stanno allontanando dai centri delle città. In uno Stato democratico passare il principio che si manifesta solo se si è a favore del governo, lei capisce che questo diciamo, attiene ad altro? ad altro tipo di ordinamenti, non a un ordinamento democratico, le persone che non sono d'accordo hanno comunque il diritto a manifestare il proprio dissenso, chiaramente lo Stato deve dare delle regole e quelle regole devono essere rispettate e fatte rispettare da tutti.